Ok ragazzi, rieccoci qui con Far Cry 4. Scusate il ritardo, no, praticamente vi spiego. Le mie cuffie sono andate a puttane perché le avevo addosso, mi sono alzato di scatto. Andiamo da Longinus, Longinus, Longinus. Praticamente avevo le cuffie, mi sono alzato di scatto, ho tirato il filo e quindi si è rotto il filo. Sì, sono un coglione. Sto aspettando che mi arrivino le... Arrivi il microfono nuovo che dovrebbe arrivarmi. Sì, doveva arrivare oggi e non è arrivato, quindi aspetteremo. E adesso sto registrando con le cuffie che mi ha lasciato Marco, dotate di microfono. La qualità è buona, quindi non mi preoccupo. E niente, dobbiamo portare a termine questo Far Cry 4, che tra l'altro molti di voi stavano già impazzendo. Brizio, scontino Far Cry 4. Ma vi pare che vi lasci un gioco incompleto, cacchio. Signore disse: chi manderò? E io dissi: sono qui, mandami. Vengo da una terra di morte e miseria. E sono stato troppo tempo col diavolo. Questo voleva dei documenti per portare al sicuro la sua famiglia. E questo voleva medicine per curare la malaria di suo figlio. Ha provato a uccidermi. Non posso biasimarlo. No! C'è ancora lavoro da fare! Non abbiamo finito! Tu sai cosa va fatto! E io so quel che devo fare! Efesini 5:18. E non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza! Ma siate ripieni di spirito! Oh Gesù Maria, che rincoglionito. Quindi che diavolo vuole che faccia? La ruggine? Vediamo in A. Ah, è lì, ok. E quindi niente ragazzi, ovvio che magari i nuovi non lo sanno e... Quindi ovviamente mi dicono: Breeze, scontinua. Ma comunque sia, i giochi che inizio li finisco. E anche chi mi dice: Breeze, potresti portare due video al giorno? Non è colpa mia, ragazzi. La connessione è quello che è. Altrimenti, minchia, magari me ne porterei due al giorno. Anche tre, volendo. Il problema è che, insomma, è difficile. Cioè, devo. È difficile accontentarmi. Nel senso che molti magari mi dicono: portami un video al giorno. Un video di, che so, 40 minuti al giorno mi va benissimo, non andare oltre. Altri invece mi dicono: no, caricane anche due da 40 minuti. Gente che mi dice invece: caricane uno da 60 minuti. Cacchio, ragazzi. Cioè, è che purtroppo non posso accontentare tutti. C'è gente che li vorrebbe anche da 20 minuti, ma cacchio, se li faccio da 20 minuti i video, minchia. Contate che è un walkthrough completo. Quindi, quanto cacchio ci impiego io a finire il gioco? Non farti scoprire. E come cazzo? Cioè, capito? Ci impiegherei troppo. Quindi anche per quello che io faccio i gameplay lunghi. Perché così, beh, non parti. Diciamo il gameplay è più corposo. E lo porto a termine prima. Anche perché poi in parti da 20 minuti. Cioè, c'è il rischio che io inizio la missione. Stavo cercando un veicolo. C'è il rischio che io comincio una missione e non posso portarla a termine. Cioè, io lo dovrei seguire a piedi perché non ho il veicolo. O è lui che viene da me? No, un cazzo. Vi stavo dicendo,
Cristo, Cristo. Inizio la missione e non faccio tempo a finirla perché 20 minuti sono pochi, cazzo. Sono veramente pochi. Poi minchia, immaginatevi se inizio un gioco, faccio 20 minuti di gameplay iniziale. Cioè, come minimo 20 minuti di gameplay iniziale vedete solo il tutorial, quasi quasi. Cioè, non vedete niente, non vedete nulla con 20 minuti. Capisco che molti di voi magari non abbiano... Minchia, scusate il rumore, ma questo crepo, ecco. Puttana vacca troia. Allora, sto dicendo, ragazzi, riprendiamo. Ok. Gesù Maria, mi stavo già dimenticando i comandi da quando non ci giocavo. Comunque, vi stavo dicendo che molti magari mi dicono anche che non hanno il tempo per guardare il video, e lo capisco alla grande. Però, ragazzi, 40 minuti, cioè li guardate finché volete, poi bloccateli, riprendete un altro momento. Io, mi dispiace, ma la politica del mio canale non la cambio. No, non ci credo. Ok. La politica del mio canale non la cambio. Farò video da 40 minuti. Sempre e comunque, perché... Beh, finisco... Finisco le serie prima e posso portarvi altro. Altrimenti la finisco, dai, la finisco come certi youtuber che fanno parti da 15 minuti, 10 minuti, ma che alla fine non concludono un cazzo in 10 minuti. E lo fanno anche apposta, perché tanto sanno che voi li seguite, quindi loro ci guadagnano di più, perché fanno un casino di parti in più dove perdono tempo. Non dico quelle dove si cazzeggia, perché alla fine quelle parti piacciono, ma dico proprio gameplay così, magari facendo missioni dove alla fine non riescono a concludere un cazzo. Quindi dovete aspettare magari due parti, vedete, in due o tre parti una missione che potrebbe essere conclusa in una parte. Io lo faccio anche perché... Cioè, non me ne frega un cazzo guadagnarci, in sostanza. Se mi interessasse guadagnarci, farei video da 30 minuti. Da 10 minuti. O mi sbaglio, ragazzi? Fare video da 10 minuti, tanto voi li guardate. I giochi durano una madonna e via. Io guadagno. Il problema è che non me ne è fatto un cazzo, quindi li faccio da 40 minuti. Poi c'è... Oh, Gesù. Oh, il tizio è morto. È morto il... È morto il signorino qui. Pensavo che sopravvivesse, invece no. Mi avete detto anche di cambiare armi, quindi... Poi lo farò. Comunque, cioè, ognuno fa quel che gli pare, eh. Voglio dire, se gli altri youtuber vogliono fare video da 15 minuti, ben venga. A me non me ne fate un cazzo, però. Scusate, qua c'è una porta, vabbè, non mi ci fa entrare. Cioè, a me non frega fare video da 15 minuti. Io prima li facevo video da 15 minuti, ma perché la mia connessione faceva ancora più schifo di quella che è ora. E in più... Minchia, devo spostare il cadavere. Cioè, e in più... il PC era vecchio. Quindi non, per fare un, che so, un rendering di un video di 15 minuti ci impiegavo ore. Ci impiegavo praticamente quanto ci impiego ora a farne uno da 40. Quindi prima da 15 minuti ci impiegavo 2-3, anzi no, 3 ore ci impiegavo all'incirca. Invece ora, per esempio, farne uno da 40 minuti sono lo stesso tempo, ma cazzo, da 40 minuti. E in più il PC è nuovo, ovviamente, anche per quello. Quindi niente, ragazzi, giusto per informarvi. Mi dispiace, ma... Vi ripeto, non posso accontentare tutti, cazzarola. Non posso. Ma li posso entrare? No. Facciamo le missioni di questi, di Longinus, eccetera. C'è compagnia bella, perché... 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 Poi passiamo a quelle... Ecco, poi passiamo a quelle principali che, minchia, sono poche. Poi vedrò, ovviamente, di portarvi finali, non so, in un unico video cercherò di portarvi, tipo, finale buono, cattivo, eccetera. Quanti sono, ve li porto tutti in un video, così ve li guardate di fila. C'è anche un cecchino, mi pare. Krishna. Olè.
Avanti, avanti. Ah no, 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 no. Per il signorino. Non è lui, ma. Evacuate la zona. Devo cambiare mitra. Mi avete suggerito in parecchi di cambiarla. Lo farò. Però non ora. Dai, ma ti pare? No, ma porca vacca! Cuntu cunno. Allora. E tu? Tararara. Sì. Timin. Andate e uccidetelo. Ma ti pare, cazzo? Vediamo come scappa adesso. Pensavo si alzasse per colò. Ah! Ma che cazzo? Ma c'è una puttana troia, quanti ne arrivano? Oh, in un colpo due. Aspetta, qui c'è l'erba, ecco infatti. Che diamine dovrei fare qui? Cioè, devo tornare indietro, giusto? Fuggi con il diamante e elimina tutti. Vabbè, fuggo col diamante. Oh Cristo, c'è un orso. Ci provare. Aspetta un secondo, ma l'orso mi serve. Pelliccia. Orso fantasia, no? Orso fantasia sembra una pizza. Metti a... Cioè, tra l'altro mi ricordavo di averli fatti. Boh, non lo so, è impazzito sto gioco. Vabbè, fuggiamo. Che mi frega. Ah, giusto, devo fare anche le missioni, quelle degli animali, per recuperare le pelli pregiate. Non mi ricordo cos'era, il concorso di moda del Mariachi. Non me lo ricordo come si chiama. Comunque farò anche quello. Sì, ok. Tutto molto bello. Non il film di Ruffini, perché fa cagare. No, non ci posso credere. Porca troia. Scusate ragazzi, ma sono disattento oggi. Ho altro per la testa. Non sono molto concentrato praticamente. Quindi dobbiamo riportare il diamante a quel cretino. Fammi vedere una cosa. Scusate, ma devo controllare. Ok, 4 missioni. No, 5 missioni. Longiminus, ne mancano altre. Un'altra. Non so se è questa. Quella porta termine dell'ultimo. Ne vorrà un'altra. Cioè, dovrò fare un'altra. Mica, dobbiamo fare le missioni di Yogi. Mai fatte. Yogi, l'orso Yogi e compagnia bella. Oh, Gesù Maria. Guarda, mamma, sto volando. Mi stanno crivellando nel mentre. Oh, Gesù, fra poco tocco terra. Wow. Ho bruciato più strada possibile, ragazzi. Cioè, anche mi dà anche fastidio poi caricare un video al giorno. Io ne vorrei caricare due almeno. Anche se sono tanti, poi cioè, ragazzi, li recuperate. Non so che dire, che mi piace fare i video lunghi. Proprio corti, non fanno per me. Proprio non fanno per me. Ci impiego troppo a fine un gioco. A caricarlo ci impiego troppo. Quindi, niente. È questa la politica del mio canale, non la cambio. Oh, eccolo. Ajay, che bello vederti. Vai da qualche parte? Ho finito! Il mio lavoro qui si è concluso. Il signore mi chiama altrove. E dove? Sud America, credo. O forse Cuba.
Ci sono ancora molti peccati da espiare. Grazie, Ajay. Grazie per avermi mostrato che ci sono ancora dei veri uomini di buona volontà. È un debito che non dimenticherò. Ti ho lasciato una cosa come segno di gratitudine. Un lanciarazzi. Marco 16, versetto 15. E disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Ora vai, Ajay, e predica i tuoi sermoni. Quindi questo buon tempone mi ha regalato un lanciarazzi. Che è diverso, non è un RPG. Sinceramente, ragazzi, mi sono rotto, dico. Cioè, beh, Cristo, 36 proiettili. Comunque, questo è bello, questo lanciagranate mi piace. Però, minchia, preferisco questo. Perché almeno un colpo secco lo distruggo. Invece con lanciagranate ci impiego più colpi. No, proprio no. Oddio, canzoni indiane. Allora, no, stavo andando a fuoco. Vediamo, allora, quindi Longinus è finito, le fate tutte. Shangri-La, che sarebbero le visioni strane. Yogi e Regi, minghia, Yogi e Regi, Yogi e Regi. Andiamo a fare le missioni di Yogi e Regi, perché non so cosa succederà quando finirò il gioco. Se, non so, magari non potrò più farle queste missioni secondarie, non lo so, quindi, cioè, non voglio rischiare. Le faccio ora e poi finiamo col finale. Allora. Dove sono quegli imbecilli? Sono qui a fianco, mi pare. Sì, sono qua sopra. Sopra, sopra. Facciamo la loro missione. Vedi? Funziona, l'ho visto attraverso il muro. Che? Stronzate, hai solo sentito i suoi passi. No, 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 lo sai che sono mezzo sordo, ricordi San Paolo? Giusto, quello col trombone. Trombone e un braccio sordo. Ma ora che c'è, Ajay, possiamo risolvere la nostra disputa. Può aiutarci, ma è l'ospite e dobbiamo essere cortesi. Questo è un bijou. Si chiama Oculus Spino. Ti fa vedere oltre le mura della percezione. Però ti serve anche l'argentina. Cioè, no, di nuovo. Tu mi prendi in giro. Mi hanno fregato di nuovo. Cioè, l'hanno drogato un'altra volta. No, ma stavolta io li ammazzo. Cioè, mi riprendo da questo trip e li ammazzo. Sento rumore di animali. Scusate. Ma allora, oh Krishna, non ci credo. Leggi, allora. Ma che cazzo, a parte che c'è un orso, minchia, è pieno di orsi. Scusate, ma il trip su cosa si basa? Io non ho nulla. Proprio zero. So solo che c'è un orso lì. Credo che... No, non credo niente. Credo che siano dei bastardi. Togliete il credo. Sono dei coglioni. Cioè, questi mi fottono. Granata, oh yeah. Cosa devo per di qui? Cioè, a costo di farli fuori a granate. Ma... Oh merda. Sono un coglione. Sono un coglione enorme. Io stavo tentando praticamente di spegnere la torcia.
Oh, io li inculo. Che cazzo? Dove sono? In una foresta di minchiometri. Bremo di chi? Eremo di Kira, perché ho letto le... Eremo di Kira. Bremolet. Le droghe fanno male ai bambini. Oh merda, dimmi che non mi ha sgamato. No, non mi ha sgamato. Boh, sono ancora in un brutto trip. Oh. Gesù Mario, vedo praticamente tutti gli animali. Mi sta bene. Però ci sono troppi orsi. Poi c'è il colore cambia, giallo. Ma che sono a Springfield? Dove sono i Simpson? Ok. Lo picchio. È qui, lo sento. Ah! Guardate l'aquila. Yogi. Regi, siete voi? Oh, merda. Che cazzo mi hanno dato? Gesù Maria. Allora, un invito. Che diamine è questo rumore? Gesù Maria. Ma sono esplose le scimmie. Ma sono mine. Che cazzo ne so io. Poi sembra una canzoncina. Io quindi devo andare a trovare le mie cose. Cioè è proprio un brutto trip questo. Ma almeno ho un veicolo. Scusate, pessimo guidatore. Gesù, Gesù, Gesù. Poi questa è una scatoletta. Questo guida è una scatoletta di tonno per arrivare a destinazione, ma vi pare? E beh, guardate, sono due orsi. No, no, sono due... Oh, Krishna, no, via. Ancora peggio. Rinoceronti, via. L'aquila che è in fermento. Non vedo l'ora di beccarmi. Aspetta, devo... E vabbè, siete stronzate. Questa dovrei farla girare, no? No, è solitamente era così. Non lo so, magari in questo, nel trip non posso farlo. Oh merda! Krishna, Krishna, Krishna! No, la macchina esplode! Non ce la faccio, non ce la faccio. Cioè, mi esplode la macchina addosso. Fanculo questa merda. Oddio, ma perché devo beccarmi sempre questa carriola? Vai, carriolina, portami a destinazione. Levatevi. Amici e nemici non me ne frega, io investo tutto. Oh, ma che... Aspetta. Io ci sono, prendiamo le... E anche il kit medico. Usiamo il cavo. È troppo vecchia per lavorare. Quelli sono veri, non spariscono. Se sono nemici mi butto. No, mi sono buttato non pensando alla tuta alla resa. Sono un genio. Fortuna che non mi sono buttato oltre, perché ho recuperato terreno appiccicandomi al muro. Oh, amico, non ci vai, non ci vai. Viene da lontano in cerca... In cerca di risposte. Noi abbiamo le risposte. Merda! C'è ancora. Adesso sono anche armate. Vabbè, ho tre granate però. Certo non uso le granate. Gesù Maria, c'è di tutto qui in mezzo.
di qui. Ecco, è qui. Oh, stacca. Ma io... No, non mi... No, mi stavo per lanciare, ma no, meglio di no. Continua a scendere di qui. Piano piano. Ci siamo? Non me lo ricordo proprio. Purtroppo io sì. Oddio! Com'è che... Com'è? Perché... Oddio, è ancora peggio di quanto ricordassi! Sì, siamo solo a 30 secondi, poi peggiora. Oh. Vedo che la mia creazione ha funzionato. La nostra creazione? Il nostro, certo. Mi avete drogato. Noi offriamo, tu accetti. Esatto, e poi sei ancora tutto intero, due braccia, due gambe. E poi adesso hai la ricetta? Sì, e puoi goderti i suoi benefici effetti quando vuoi. Tipo un superpotere. Esatto. E ne abbiamo ancora un sacco. Torna a trovarci quando sei pronta per un'altra bottarella, ok? Nel mentre... Che dici? Che imbecilli. Credo che mi abbiano sbloccato, che so, quella siringa... Per vedere gli animali? Ecco, infatti. Ok. Quindi devo tornare da Yogi e Regi. Torniamoci, facciamo le loro missioni. Così magari al prossimo gameplay vedete semplicemente... Anzi no, al prossimo gameplay dovete vedere... La fase di caccia, mi sa. No. Sì. Perché ripeto, non so cosa succede dopo che finisco il gioco. Se magari cioè finisce proprio, quindi non posso tornare nel mondo, in questo mondo di gioco a finire le cose che ho lasciato. Sei tornato a farti un tiro di roba buona? Ah sì. E questa volta abbiamo il meglio del meglio. Come si chiama? Checolo. Sì. Non ti accorgerai nemmeno che ti buchi i pantaloni. Cosa? Oh, merda! In realtà non sento nulla. Sarà una storia di assuefazione. No problem. Ti serve solo ancora un po' di ingrediente segreto. Di nuovo. Adesso lo sento. Stavolta dove mi risveglio in mezzo a una decina di transessuali? Beh, stavolta almeno c'è un'arma. Alzati! Non farti tante domande. Sì, perché infatti non ho niente. Ok. Oh, porca vacca. Almeno non ci sono orsi in giro. Concordo. Qui c'è un poster. Non dimmi che non mi ci fa andare. Non mi ci fa andare, puttana troia, è lì. Vabbè. Questo a che serve invece? Questo trip a che servirà? Ma cosa mi dici che mi servirà per... Oh cazzo, sì. Ma che cazzo vuoi? Ah! Visto che ci sono animali... C'è molto fuoco in giro, compresi gli animali che vanno... In giro infuocati, credo che... Mi vogliono fornire la siringa per la resistenza al fuoco.
Credo. Ovviamente non ho più pallida idea, però vado indovinando. Yogi, Reggie, siete voi? No, merda. Che cazzo mi hanno dato? Wow. Minchia, no, se mi lascio da qui crepo. Ce l'ho la tutelare. Boh. No, per sicurezza, ragazzi. Cioè, mi vorrei buttare, ma ho visto che c'è un doppio livello. Non vorrei sfracellarmi negli scogli. Se ci fosse Pinolo 1 qui a fianco a me direbbe: no, vai sul sicuro. Scendi la montagna. Come uscire dalla zona di missione? Sono qui, che cazzo. Ma è lì. Qui devo seguire il fiume. Porca tra. Devo seguire il fiume. Ma che cazzo dice? Sono qui. Mi dice che devo andare là in fondo. Aspetta. Guarda che bei colori, viola. Io sono pronto anche queste belle porcherie. Oh cacchio! La maschera. Ah, posso andare? Sì. Adesso mi fa andare. Credo che riuscirò a fare anche un'altra missione di Yogi. Eccetera. Adesso sparisci di nuovo, poi sparisci ancora e poi finalmente li becco. Guarda, 3, 2, 1. Non di nuovo. Merda, merda. Ci giro anche. Li ho fatti secchi però. Ci sono i multipla. C'è un veicolo, perché diamine. Porca merda, mi sono cagato addosso. Sto facendo, c'è un veicolo, perché dovrei farmela a piedi. Boom. Madonna mia. Cioè guardate, c'è un'aquila in volo infuocata, ma vi pare. Ho la tutelare. Succa. Aspetta, facciamoci una dose. No, c'è Maria Santissima, mi stavo per sfracellare. Ma sentite, ti... Che è questo tic tic tic? Finché non ci mette il piede sopra non lo scopo. Fiammabile. Cosa vuoi? Sta dormendo? Vediamo che mi dicono loro. Fate. No, ovviamente. Gli oggetti sono smarriti. Provali. Aspetta. Credo che sia qui. C'è qualcosa che mi serve qui. Oh sì, ho trovato tutto. Oh! Ma non è stato difficile. Ah, ecco. Allora. Ultima missione, credo. Fammi vedere i progressi. Penultimo. Yogino. E voi ragazzi miei, cosa farete per Capodanno? Dai, ditemi cosa farete. Voglio saperlo, scrivete un bel commento. Non vi chiedo mai di scrivere commenti. Però voglio sapere cosa farete per Capodanno. Voglio sapere cosa mangerete a Natale. Maialori miei. Cristo, ha funzionato? Ti ho appena rianimato, secondo te? Oh, benissimo. Allora tocca a te. No, io no. Tocca ad Acei. Ah, giusto, a lui.
Tranquillo, Ajay. Questa volta sarà una bomba. Sì, si chiama in fondo. Oh, merda. Tutto bagnato è molto meglio, credi a me? Me ne sto per pentire, vero? No. Questa volta non mi spari la siringa? Ah, cazzo, già. Dimenticato. Tranquillo, ti rianimo io. Sì, facevo il volontario in ambulanza. No, eri dentro. Branco dei rincoglioniti. Però queste siringhe in Far Cry 3 semplicemente le potevi fare subito, credo. Non mi ricordo. Cioè, ti bastava semplicemente prendere i diversi tipi di erba e te la facevi. Ma come vedete sono arrivato praticamente alla fine del gioco senza farne un uso, quindi immaginate l'utilità. Ma penso che servano più che altro per magari trovare certi tipi di cose, certi tesori, magari sono nel fondo e nel fondale non ci arrivi se non ti fai la siringa per resistere più a lungo, magari anche per quello. Campana. Oddio, spero che non affoghi. Preparatevi, signori, perché mi ha dato... questa. Munizioni a calci in culo. Tra l'altro, tutte le armi disponibili. Questa è una merda. Seguiamo. I razzi luminosi. Dai. Vai, ce l'ho fatta. Che cazzo? Dove sono? Figo, dove devo andare, mo? Tutto distrutto. Oh Gesù Maria. Sì, vabbè, cadono veicoli dall'alto. Cristo. Ottime trappole. Vi pare. Oh, amico, non ci vai, non ci vai. Viene da lontano in cerca di risposte. Noi abbiamo le risposte. No, 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 scherzavo, no. Perché ho visto quella... Ho visto... Secondo te nella mappa c'è il punto celeste lì, che è un poster, merda. Volevo raggiungerlo, ma... Due balle però. Sì, ci passo in mezzo. Ok. Au. Spero di non dover andare oltre. Oh merda, è questo? Poco esplode. Tic tic. Ancora quel ticchettio. Allora, aspetta un secondo. Ah, si può entrare da qui. Ale! Come mamma l'ha fatto. Tutto a posto. Altra missione di Yogi RG, ossia l'ultima. Andiamo a farla.
l'altro c'è quel diciamo quella specie di non mi ricordo il nome, quella roba a pezzi dentro casa che dovrei recuperare quei pezzi, ma boh, non so come fare. Doveva funzionare. E invece il cazzo. Beh, forse ti serve una caduta più lunga. Forse ci vuole un tavolo più alto. Va tutto bene? Casa? Ma sì, è solo un piccolo incidente. Fottiti in merda. Avanti, avanti, questa ti sistema. Ecco, fatti un tiro. Si chiama volere volare. Sì, come facevano le nostre nonne. Altra siringa, puoi almeno spararmela sul braccio? Spiacente, questa te la cucchi sulle chiappe. Dove? Aspetta! Ecco. No, no. Nelle chiappe. Te la cucchi nelle chiappe. Passala su. Oh merda. Hai messo le ali? Non funzionano! Cazzo! Hai provato ad agitare le... Oh merda. Agitare le braccia. No, no, no! Che palle! A calci in bocca, io devo uscire da questo... Oh Gesù Maria. Devo uscire. Aia, bastardo, lo sapevo che ce n'è un altro. Merda, ma non... È che se non lo vedo direttamente sott'acqua, non scatta il quick time per accoltellarlo. Se invece sono così, nuotando in superficie, mi morde le chiappe come sta facendo adesso. Bravo, bastardello. Quando ho finito con questa missione, torno indietro e lancio granata in tutto questo lago. Non ci vai. fammi salire, porca merda. Roba buona. Oh merda. Che cazzo mi hanno dato? Neanche Escobar trattava questa merda. Ah, grazie a chi mi ha detto che per distruggere i poster devo lasciare la mola. Sinceramente non sarei mai arrivato, seriamente. No, perché non ci stavo proprio neanche pensando. Perché pensavo dovesse essere... Minchia. È un trip favoloso. Perché stavo pensando che... che il posto dovesse essere staccato, non distrutto con la molotov. Lo so, è una cazzata, però... Oh, merda. Cristo. Devo salire su. Come diavolo. Ecco di qui. Se sentite un ti, vuol dire che le cuffie stanno scaricando. Madonna. 900 metri. Succhiate la minchia. Questi sassi dovrebbero, non so, fungere da ostacolo. Nemmeno un cieco ci sbatte.
quasi. Caliamo un po' di quota. Qui sotto. Ok. Ecco il nostro eroe! Ajay, sei stato un professionista. Sì, sei la migliore cavia da laboratorio di sempre. Di sicuro la più longeva. Di brutto. E per ricompensare i tuoi preziosi servigi? Ti dai. Abbiamo preparato una sorpresa speciale. Che cazzo? Per il tuo coraggio davanti all'imprevedibile mondo della farmacia ricreativa. E per il rischio ambientale di spaccarti l'osso del collo, ti conferiamo la pipa d'oro del Kirat. Non è oro, vero? È il più grande onore che possiamo conferirti. Sì, grazie. Grazie mille. Guardalo senza parole! Ma è ovvio, guarda che pipa! È stato un piacere sperimentare con te. Bene, basta cerimonie. Torniamo al lavoro. Un lavoro importante. Si parte? Sì. Divertitevi. Ok, ragazzi, devo spezzare il gameplay al volo. A dopo.